giocata che lui fa per mandare in porta Frattesi, ragazzi, è una giocata da fuori classe, sia nello strappo precedente che nella lettura che nella rifinitura. Poi Frattesi si mangia il gol e pazienza, ma la giocata di Chiesa è fantastica, è una roba che fa Foden quella lì. È una roba che fa Foden con l'altro piede, ma la fa Foden, la fa gente di quel livello. Ora non sto dicendo che Chiesa sia Foden, sto dicendo che Chiesa deve essere al centro del villaggio. E questo discorso vale per la nazionale italiana e secondo me vale anche per la Juventus. Si è detto che Chiesa fa bene perché gioca seconda punta ed è sicuramente una cosa che gli ha fatto bene, ma non è l'unico ruolo in cui Chiesa può giocare, tant'è vero che da terza punta esterna fa le fiamme. Le ha fatte con la Macedonia, con due gol e tante giocate, le ha fatte secondo me nel complesso della partita ancora di più stasera. Stasera ho avuto la sensazione di uno immarcabile, di uno completamente diverso dagli altri. E siccome dopo la rottura del crociato e tanto tempo fuori, la paura che ogni contrasto si rifacesse male, che aveva anche lui, lo faceva rendere meno bene, secondo me oggi stiamo vedendo forse il Chiesa migliore in senso assoluto, capace di fare l'attaccante esterno e di farlo benissimo, di fare la seconda punta e di farla altrettanto bene. Poi, come lui stesso ha detto dopo la gara con la Macedonia, è evidente che in una nazionale che pressa alto, che attacca, che gioca a pallone, che ha mille occasioni, è evidente che i giocatori facciano meglio, il che non vuol dire che c'è la solita polemica, Allegri, Spalletti, il non gioco, il gioco. Si può giocare a calcio in tanti modi, ma di sicuro quello che esalta i calciatori è quando giochi un calcio offensivo. E di sicuro Chiesa, visto nelle partite con Macedonia e Ucraina, è un giocatore migliore di quello che si è visto la maggior parte delle partite con la Juventus.